Nina è un'insegnante d'aerobica che frequenta poche persone, quelle sbagliate. Gianni, il fidanzato tossicodipendente e immaturo, e Rocco, un vicino di casa troppo cinico e troppo drogato per capire cosa gli succede intorno e per volere bene a qualcuno. Per colpa di due compari, la ragazza si ritrova coinvolta in una guerra all'ultimo sangue per il controllo dello spaccio. Guarda la faccia. Fermo! Oh! Oh, brigadier! Guarda l'espressione che cambia, capito? È successo. Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Giovanni Mastrangelo, il nuovo film del salernitano Alessandro Piva è ambientato in una Roma dal volto meticcio, randagio, oscuro, e racconta la guerra tra i clan rivali nel sottobosco del narcotraffico. E chi cazzo è? Io non capisco chi è che decide che... Interpretato con grande convinzione da un cast di tutto rispetto, capitanato da Paolo Sassanelli e composto da Carolina Crescentini, Claudio Joè, Michele Riondino, Alfonso Sant'Agata, Dino Abrescia e Enrique Bonet, il film racconta in modo sporco di vite sbandate, finite nel labirinto della droga, di boss malavitosi senza scrupoli che seminano morte e distruzione per il controllo del territorio. Un noir contemporaneo, intramezzato dalle confessioni di menti pericolose dritte in camera, ma anche coraggioso e teso. Forse un tantino prevedibile e confezionato con un grottesco che non riesce a graffiare quanto la caratterizzazione dei personaggi. Davvero ottima, a parte qualche eccezione.